Benvenute e benvenuti alla lezione numero 17 del nostro corso di Econofisica. Iniziamo dando un'occhiata a delle novità che sono state introdotte da me nella mappa del corso. E poi apriamo il diario, dove la prima cosa è dare un'occhiata alla rete neurale artificiale con cui ho classificato i presenti la scorsa lezione. Allora, nel diario sono comparsi sotto Readings and Links un lavoro uscito pochi giorni fa del professor Troisk, che è uno grande esperto di agent-based simulation. È un sociologo e in questo lavoro riflette sulla costruzione del nostro tipo di modelli e propone una figura su cui ragionare che è estremamente attraente proprio come schema di ragionamento e prende in considerazione l'aspetto di lavoro di tavolino, desk, sulla teoria, l'analisi dei dati empirici, il lavoro teorico con e senza simulazione e tutte le interconnessioni che si possono individuare tra questi tipi di dati con le forme di induzione, deduzione e quindi abduzione, che è la ricerca della soluzione più probabile. E vale la pena che gli dedichiate un po' di attenzione, è un contributo veramente interessante che Troisk ci dà. È un professore in pensione anche lui, ma ancora credo che ogni tanto frequenti, Università di Koblenz-Landau in Germania. Altre novità più apparenti, qui è comparso uno scatolotto sulle reti neurali artificiali, sulle reti neurali artificiali. Qui c'è uno scatolotto sulle networks, come network analysis, e qui, altra novità, uno scatolotto, un box sul programma R statistico, ricchissimo di agganci, ma quando parleremo di R poi li apriremo. Networks è legato, ricordate, la scorsa settimana abbiamo cominciato a guardare Network X come strumento per le reti in Python, è legato sia a Python con Network X, sia a NetLogo con la estensione NVW, e quindi è uno strumento di lavoro che ci serve nelle due direzioni. Poi cominceremo a dare un'occhiata a questo modello, Mazzoli Morini Eterna, sull'oligopolio, di cui vi mostro il sito GitHub nella sua versione input IO, quella diciamo di testo, e vi mostro anche lo schema base su cui ci intratterremo soprattutto per parlare di formazione dei prezzi. Questo è uno schema circolare, in ogni step del modello avvengono questi 12 passi e ci intratterremo non su tutti, ma su alcuni. Il tentativo di comunicazione è che il libro che spiega il modello richiama tutti questi numeri per spiegare ogni passaggio di funzionamento del modello. Vi assicuro che produrre questo schema ha richiesto parecchio tempo. Mi sembra che altre novità non ci siano, i contenuti soprattutto di questo e di questo li vedremo usando il diario che è la base del nostro lavoro, che è il promemoria base del nostro lavoro. Quindi apro una seconda copia per aprire le note che avete anche voi.
Eccoci, lezione 17, come avevo detto. Le novità le abbiamo già viste. La rete la guardiamo dopo, ma no, guardiamola subito, che è una curiosità, poi dopo riprendiamo l'ordine dei lavori. No, no, perché se non abbiamo guardato prima R, non è interessante vedere il file di R che gestisce la rete. Quindi in effetti l'ordine che mi ero dato è quello giusto. È inutile vedere i risultati se non si vede il programma di R che li ha generati. Quindi seguiamo questo ordine qui. La scorsa settimana era la fine della lezione e mi ero ripromesso di riprendere questo file qui, e cioè un primo passo con NetworkX e gli agenti, per rispondere sia guardandolo in Python sia in IPython, è la stessa cosa, è solo una curiosità, per rispondere a tutte le domande che quel file ci pone come promemoria per gli approfondimenti sull'uso di NetworkX. Se volete usare le reti sociali per fare la tesina, potete farlo sia con NetLogo e vedremo, estensione NVW, c'è anche un'estensione Network, ma è quella vecchia, quella NVW è molto più ricca, sia, ed è la cosa che consiglio di più, con Python usando NetworkX. Quindi adesso ritorniamo a scaricare questo programma qui e a guardarcelo con Python o con UPython. L'altra volta l'avevamo guardato con Python, questa volta guardiamolo con UPython. Il guaio che non mi fa vedere tutto il nome. E questo. UPython si lancia, come avete certamente imparato, da un terminale. Io mi sono fatto un comando abbreviato per farlo avviare. Nel caso specifico, il file che abbiamo scaricato è sul desktop del mio computer, quindi andiamo lì e lo troviamo. Un primo passo con NetworkX e gli agenti. Rispetto alla versione gestita direttamente con Python, il cambiamento è l'aggiunta di questo comando che dice di inserire gli output di matplotlib inline dentro al notebook, così non ci apre un'altra finestra. Il run mandato al programma Python lo fa eseguire dall'interno di IPython, che sta funzionando dentro a UPython. Ah già, giusto, devo scaricare anche quello. Già. Scusate. Rieseguiamo e la risposta è un unico agente. Andiamo a vedere il codice, così ripassiamo e facciamo in modo che ci generi, invece che un unico agente con l'indirizzo numerico esadecimale
della instance in memoria con dei nomi. Come faccio a vedere il codice? E ricordiamoci che qui abbiamo a disposizione un sistema che ci permette di lavorare sui nostri file. Semplicemente devo aggiornare la cartella e qui ho il codice Python. Se clicco, lo apro in un file di testo che però riconosce la struttura Python. Vedete che i colori significano che questo strumento di visualizzazione conosce le regole di Python. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo una classe, riuscite a leggere dal fondo? Abbiamo una classe che possiede un metodo che è ora attivo, un metodo simile a init, un metodo che ritorna un valore che sarà usato come nome automaticamente, per esempio da NetworkX, oppure da noi se facciamo un print di quella instance. Comparirà, se c'è questa primitiva nella classe, questa definizione di funzione, comparirà non l'indirizzo esadecimale, ma il nome che noi abbiamo attribuito, e cioè la stringa che viene restituita da questa funzione. Per noi si tratta di questa variabile, name, che viene copiata in init in self name. Quando creiamo queste instance, attribuiamo tramite l'elenco delle variabili che indichiamo dopo il nome della classe, elenco che coincide con init, salvo self, che è generato automaticamente, attribuiamo questi nomi, la instance A1 avrà nome A1 e così via. E poi, per poterci lavorare dopo, attribuiamo alla variabile interna di ogni instance x i valori 10, 20, 30 tramite la funzione set che manda questo valore localmente in self x. Ci sono dubbi? Qualcuno ha delle domande? Generiamo il grafo come instance di graph classe che deriviamo dalla library NetworkX chiamata localmente net, e nella prima versione l'abbiamo popolato esclusivamente di un nodo con questo add node A1, ma str era spento perché era commentato e dunque A1 è comparso con il suo indirizzo esadecimale, è ancora lì. Non l'abbiamo ancora rifatto, vedete, che era comparso così. Adesso complichiamo un po' le cose, togliamo questo commento, i tre ordini di add, questa volta relativi agli archi tra i nodi, agli edges, funzionano. Automaticamente NetworkX usa A1 che è già stato creato, e aggiunge i nodi A2 ed A3 e A3. Poi glielo facciamo disegnare e internamente gli chiediamo di mostrarcelo. Ho salvato in questo modo, rilanciando l'esecuzione, usa il file Python aggiornato e vedete questo è il solito warning, il warning per aver usato gli edges nel generare il grafico. Ma funziona tutto lo stesso. E i nomi a questo punto sono giusti. Questo si chiama AA1, questo si chiama AA2 e questo si chiama AA3. Okay? Anche se io scrivo print print A1, la risposta è AA1, che è il suo nome interno. Comodissimo. Qui abbiamo una lista di cose da provare, così imparate tutto su
tutto, no? Ma tutte le cose più importanti su Network X. Intanto G è il nostro oggetto, perché noi abbiamo chiamato G, qui, la instance di grafo che stiamo usando. Se noi scriviamo G senza nessuna specificazione, non l'avevo messo sopra, non me lo invento adesso, mi risponde chiaramente che cos'è. È una instance di grafo a quell'indirizzo lì, quindi sta in memoria in quel punto. Benissimo. G punto, qui funziona se io do tab, ci sono tutte le funzioni che io posso applicare a G. Sono tantissime, ma è molto comodo perché se io non mi dire, vagamente mi ricordo come si scrive, ma non mi ricordo esattamente come mi scrive, me lo faccio suggerire. Adesso nel nostro caso, io la prima cosa che voglio chiedere è nodes. Lo so, ma l'ho fatto per comodità, scrivo nodes, apro e chiudo perché è una funzione, quindi ha bisogno della parentesi, eseguo e mi mostra, devo centrarlo un po', se no non si vede. Ecco. Mi mostra i veri nomi dei nostri tre nodi, perché i veri nomi sono gli oggetti, instances di A, che sono stati generati all'interno di main, cioè della parte principale del programma. Quindi i nodi sono questi qua. Ok? E se chiedo gli edges, è la stessa cosa ma a copie. Leggiamo questa, è una tupla perché è chiusa tra parentesi con la virgola in mezzo. Le tuple sono come liste, come vettori, ma non sono modificabili, la differenza è quella. Sono molto più veloci nel calcolo, ma una volta che l'abbiamo generato non possiamo modificarli. Semplice. Complichiamo un po' le cose. Questo è uno specifico edge G di A1 a 2. Questo nodo contiene nulla. Scusate, questo edge contiene nulla. Cosa vuol dire aperta parentesi graffa? Vuol dire dizionario. Il dizionario di proprietà di quell'edge non ha contenuto. Ok, aggiungiamoglielo. Se questo è un dizionario, questo è un elemento del dizionario. E questo è il suo valore. Quindi io dico che il nodo, scusate, l'edge che collega il nodo A1 e il nodo A2 ha peso, sto inventandomelo, ha peso, chiamato V doppio, di valore 111. Adesso se eseguo nuovamente l'istruzione di prima, il dizionario è stato popolato. E nei dizionari dei nodi, perché anche il nodo è un dizionario, o degli archi, degli edges, noi possiamo mettere tutto quello che vogliamo. Quindi la rete, scusate, il grafo che rappresenta la nostra network, la nostra rete, è un deposito di informazioni con il trucco di usare il formalismo dei dictionary di Netlogo. Lo stesso si può fare sui nodi, adesso ci credete? No, c'è una cosa interessante da far vedere. Aggiungo questo nodo, scusate, aggiungo size a questo nodo, e rifaccio questa domanda qui. Questa.
No, non questa, quella specifica sul nodo che sto considerando, scusate. Chiedo di nuovo Gnode di A1 e mi dirà il contenuto di quella casella, di quel nodo, eccolo qua. Mi dice il size di quel nodo lì. Poi, se io invece dico di darmi tutti i nodi con la condizione data indicata come true, l'output diventerà più ricco. Vedete che il primo nodo, tra l'altro vi faccio notare che tutti i nodi sono racchiusi in un dizionario, il primo nodo possiede un dizionario che contiene quell'unica chiave che contiene 1 e gli altri nodi, a questo punto viene chiarito che posseggono un dizionario ma è vuoto. La struttura è totalmente ricorsiva, molto utile per costruire oggetti complicati. Questa non è di altro che informativa e non interessante. Io copio in size una variabile che sta nell'agent, cioè nella instance della classe A, e quindi metto nella network, che è un grafo di network X, un valore che sta invece in una variabile interna della instance A1. Può servirmi, funziona, non è una cosa straordinaria, ma è interessante. A questo punto, se io richiedo di nuovo di tutti i nodi, vedete che il size è diventato 10 ed era 1. Molto più interessante e utile per i nostri modelli è questa operazione che io posso fare. Mi creo una variabile, scusate, sbagliato, una chiave del dizionario del nodo A1 che contiene il suo indirizzo come agent. Ho chiamato object per ricordarci che cos'è. Se richiedo gnode true, il nodo 1 contiene size che vale 10 e object che vale l'indirizzo esadecimale dell'agente collegato al nodo. A questo punto le due cose sono perfettamente sovrapposte. Io posso fare una domanda al nodo come se fosse l'agente. Guardate, questo che cos'è? È la chiave OBJ del nodo A1. Se io qui aggiungo punto X, questo X è il campo della instance A1 come agent. E quindi ho collegato i due strati. Si possono fare dei lavori carini. Ok? Provate, esercitatevi. Comunque, il file è online e il promemoria che contiene, generando tutte queste domande, serve proprio per ripassare. Domande? Può dire un po' più forte? Perché... Sì, scusi. Non ho capito cosa abbiamo fatto esattamente. Abbiamo agganciato, grazie della domanda. No, interessante. Scopro che sto diventando, non dovrei registrarlo perché poi mi cacciano dall'università italiana, sto diventando leggermente sordo, non è grave, però mi rende più difficile sentire quello che viene chiesto. E magari è solo la stagione. Io ho degli agenti che sono quelli della mia simulazione d'agenti, che rappresento in un grafo. Il grafo ha delle sue variabili, che sono sia contenute nei nodi, sia contenute negli archi. Molto interessante quella degli archi, perché per esempio posso dare un peso di importanza, o addirittura un significato. Domanda,
posso fare in modo che il grafo contenga tutte le informazioni che stanno dentro ad un agente? Sì, se gli do l'indirizzo dell'agente. Il trucco è stato quello. Dico al nodo qual è l'indirizzo dell'agente, dopodiché, se specifico del nodo il campo dove c'è l'indirizzo, e poi gli attacco qualsiasi cosa, con il punto oppure con un metodo. Se quel agente avesse un metodo getX, gli attaccherei getX. Tanto approfitto per dirvi, siamo tutti pigri, tutti, cominciare da me, e quindi se voglio sapere quanto vale X faccio così. Però sarebbe sbagliato. In programmazione oggetti io dovrei dialogare con gli oggetti esclusivamente tramite funzioni. Il motivo è di interoperabilità se siamo in quattro a scrivere il codice. E se uno cambia qualche cosa, lo cambia nella funzione, tutti vedono che è stata cambiata la funzione. Solo per quello. Non so se il metodo del tab che mi permette di vedere i contenuti funziona anche in questo caso. Sì, funziona anche in questo caso. Vediamo se trova... No. Trova delle cose legate al dizionario e non legate alla gente. Sarebbe troppo bello. Dovrebbe decodificare che OBJ contiene un indirizzo e usare l'indirizzo. Sarebbe troppo bello. Ok? Altre domande? Grazie a Giorgio per quella. Altre? Esco. Per uscire in modo pulito, dovremmo sempre ricordarci di fare close and alt, aspettare che ci risponda. A quel punto, questo qui è solo un file di testo, posso chiuderlo senza nessun problema. A quel punto vedete che non c'è più niente in esecuzione. Se ho dei dubbi posso chiedere running, non c'è niente di running, e quindi posso dare quit. Prima di dare quit vi faccio notare, questa sarebbe da studiare, se avremo tempo, prossima, l'ultima settimana lo facciamo, i clusters di cosa? Di unità di calcolo. Io posso dire, qui c'è questo IPython Parallel da installare, posso dire che usiamo, nel mio caso al massimo due motori, perché questo computer contiene un i5 Intel che dice 4 CPU, sì, ma sono due che fingono ciascuna di essere due. Però il fatto che finga è molto carino, ma se finge una cosa non può fare l'altra, viceversa. Quindi in verità sono due. Però due CPU, adesso molte macchine che escono ne hanno 8, come senza prezzi folli. E, per esempio, per far girare un algoritmo genetico, il fatto di avere molti motori significa che faccio eseguire molte copie dell'algoritmo genetico indipendentemente. Questo è quello che si chiama in inglese embarrassing parallelism. Parallelismo imbarazzante, talmente facile. È molto più complicato se voglio rendere parallela una struttura vera di calcolo. Allora capite che sommare due vettori è parallelizzabile facilissimo, perché le coppie di elementi che sommo non c'è neanche bisogno che si segua un ordine. Ma se devo già fare delle cose un po' più sofisticate, non è banale parallelizzare i calcoli. Python non è nato parallelizzabile, ci sono molti strumenti per parallelizzarlo, e probabilmente Python 4 risolverà anche questi aspetti. E intanto, quando abbiamo bisogno di potenza parallela, la cerchiamo nel cloud. Un esempio di uso di uno dei tantissimi indicatori di rete che possiamo immaginare: scarichiamo questi due betweenesys file. Between vuol dire in mezzo tra due. Betweenesys è l'appellativo astratto di between. In italiano si potrebbe tradurre in mezzità. Non esiste la parola in mezzità,
ma serve quella che assomiglia di più. È un indicatore che si usa moltissimo per capire il ruolo di un nodo nel collegare gli altri nodi. Supponiamo che i tre kamikaze, vi presento tre che stanno facendo una tesina ad alto rischio di sopravvivenza, no, ma è molto bella, molto ostica, li prendo solo in giro. Supponiamo che i tre non si conoscessero fra loro, ma tutti conoscevano me. Allora, il collegamento tra Matteo e Gianmarco sono io. E quindi il mio grado di immensità intanto è 1, perché collego loro 2, eccetera. Se tutti voi non vi conoscete e conoscete tutti me, siete tutti collegati tramite me. E quindi in quell'istante il mio grado di immensità vale 3, 6, 9, 12. Poi cominciate a conoscervi, il mio grado di immensità precipita a 0. È molto interessante per capire il ruolo di un nodo nel collegare gli altri. E si calcola, come tutti gli indicatori di rete, con gli algoritmi già belle fatti, perché sennò c'è troppo lavoro da fare. Non è pigrizia, è normale modo di lavorare. Si cerca di non reinventare la ruota tutte le volte, anche perché così siamo sicuri che è stato scritto giusto. Il motivo per cui si usano ancora quantità enormi di codici scritti in Fortran è che siamo sicuri che non contengono più errori. Certamente all'inizio errori c'erano e poi via via sono stati eliminati. Questa volta lo eseguiamo non da IPython, ma semplicemente con IDLE. Apriamo dal desktop. Prima ne facciamo, diamo un'occhiata ad una versione piccola e poi ad una versione grande. Devo ingrandire? Il mio test è l'ultima fila. Si legge? Il solito programma che conoscete benissimo, genera i tre archi e quindi la rete e poi calcola usando NET, cioè il nome locale di NetworkX, richiamando la funzione che calcola la centralità di BetweenSS e passandogli G, che è il nostro grafo. Semplicissimo. Operazione proprio una riga. E abbiamo fatto tutto. E poi lo scriviamo. Domanda. Quando è che viene eseguito questo pezzo? Non lo sapete probabilmente se non avete mai giocato con la grafica. In questa versione lo esegue solo quando chiudo il grafico, perché questo show blocca l'esecuzione. La grafica è complicata in tutti i linguaggi. Questo show blocca l'esecuzione finché non chiudo il display, il programma sta lì. Poi c'è un trucco per superarlo, ma quel trucco per superarlo funziona in modo molto diverso a secondo che io sia in IPython o in Python, quindi questo complica la vita. Eseguiamo. Questa è la nostra rete. Sotto non c'è niente. Chiudo. E sotto è comparso il calcolo. È giusto che sia 0. Eh sì, sono tutti collegati con tutti. Sono in 3, sono tutti collegati con tutti, nessuno sta in mezzo agli altri 2. Giusto? Non siete convinti. Nessun nodo ha il ruolo di collegare in modo esclusivo altri nodi.
Vediamo bene la definizione di betweennesses, il numero di collegamenti che passano esclusivamente tramite un certo nodo. Quindi, vediamo l'altro esempio che ha tanti nodi collegati casualmente. Essendo collegati casualmente avremo una betweennesses non nulla. E poi aggiungiamo un trucchetto di visualizzazione. Faccio una agent list, genero 20 agenti e li collego casualmente, evitando il caso di collegare, evitando di collegare un agente con se stesso, ma anche se non ci fosse questa condizione non avremmo errori. Cioè Network X è robusto anche se cerchiamo di collegare un agente con se stesso. Mentre net logo va in errore, quindi dobbiamo saperlo. A volte ci serve proprio per indicare, supponiate il caso del mio modello di produzione, c'è da eseguire due volte lo stesso step, la rete dice a chi viene mandato un certo prodotto per proseguire la produzione, il nodo lo manda a se stesso e abbiamo il desiderio di vedere anche questo collegamento. Questo I-ON significa Interactive ON. Se Interactive è ON, il grafico viene mostrato, ma il calcolo prosegue. E che cos'è PLT? È il nome locale di Matplotlib PyPlot. I nodi sono stati collegati a caso, Rand numero del nodo, run vedete che qui non abbiamo usato il trucco di nascondere i link, scusate, di nascondere gli indirizzi con un nome, quindi è pieno di lunghissimi nomi, ma non si è fermato e ha eseguito qua sotto. Se invece lo facessimo funzionare in IPython, dovremmo attivare le ultime due istruzioni per evitare che faccia sparire immediatamente tutto quanto, perché se io attivo PLT close, che chiude il disegno, anche se dovrebbe essere eseguito dopo questa input che sta lì ad attendere, in Interactive Python viene scavalcato e viene eseguito il PLT close perché sono due processi paralleli, due thread, non processi, due sequenze parallele ancorché gestite sulla stessa CPU. Non è facilissimo gestire la grafica, per questo pubblicità progresso, sempre gratuito, Nell'ultima versione di Slap c'è un pezzo già pelle fatto che funziona sia in plain Python sia in JPython. Quindi compratelo che non costa niente. In ogni caso, chiudere bene quel grafico lì, questo, non è mettergli il mouse sulla crocetta. Chiuderlo bene sarebbe dargli l'ordine di chiudersi. PLT.close. Questo è il modo pulito per far funzionare Python. Poi, ok? Anche il modo pulito per uscire di qui sarebbe exit. E poi chiudiamo tutti semplicemente con la crocetta, con il pallino rosso. Bene, queste sono tutte informazioni. Io spero che qualcuno di voi usi Networks, Network X o NW in NetLogo per la tesina. Vedete qui, later with NetLogo and NW extension. Sulle reti vi segnalo un bel paper open che sta qui, se avete voglia di leggerlo.
E adesso pubblicità progresso, siccome ho appena mostrato che è un po' complicato fare gestire la grafica con Python, vi mostro nei due esempi, basic due dimensioni e basic tre dimensioni, vi mostro lo strumento che ho costruito nelle ultime settimane. L'ho costruito per un, si direbbe, amico di penna, in verità ormai bisogna dire amico di mail, una persona che non ho mai incontrato ma stiamo dialogando, che si chiama Joe Becker, è un signore della mia età più o meno, e ha scoperto Slap Online e mi ha scritto dicendo che, siccome si è ricordato di essere un fisico, ha fatto l'informatico per tanto tempo, si è ricordato di essere un fisico, si diverte a fare delle simulazioni ad agenti relative alla fisica e quindi vorrebbe visualizzare i suoi bodies che si spostano nello spazio. Ok, allora, offline Pietro Terna, gli ho fatto i due pezzi, in 2D e in 3D. In cambio lui mi aveva detto la storia vera delle Turtles, per cui nel manuale di Slap è citato Joe Becker e la storia vera delle Turtles che io sapevo solo in parte, e cioè mi era sfuggito che il nome Turtle era stato dato anche al robottino originario di Logo. Logo pilotava un piccolo robot e siccome un po' era lento, un po' non volevano spaventare i bambini, lo chiamavano tartaruga invece che robot. Poi il robot sparisce, diventa un punto sullo schermo, ma il nome resta e si continua a usare questo curioso nome per gli agenti in Netlogo. Da questa, diciamo, amicizia di penna con questo signore sono nati dei link che vi mostro qua sotto. Joe Becker, ripeto, adesso è un signore in pensione, la mia età o qualche annetto in più, si è chiesto se non sia utile per fare agent-based simulation pilotare dei robottini, dei piccoli robot. Può darsi che sia utile, secondo me essenzialmente per un motivo, che vediamo davvero quello che sta succedendo. Vi mostrerò una tesi che è stata fatta da uno studente molto brillante alcuni anni fa, usando dei robot per fare il gioco del il dilemma del prigioniero ripetuto. E dice che lui userà, Joe Becker, questo sistema operativo qui. È un sistema operativo perché in verità è molto più di un programma, per pilotare robot. E tutto gratuito. Se avete tempo, tanto, potete divertirvi. Io non so se troverò mai il tempo. Vedete che questa è una tartaruga. Il tema della tartaruga riaffiora sempre. È molto noto questo sistema qui. E il punto di domanda che si pone Joe Becker, che è un informatico raffinato, è: posso collegare direttamente Python e quindi Slap a questo sistema? Tocca studiarlo. Qui c'è la pagina su Wikipedia e qui c'è una tesi, dicevo, di uno studente di alcuni anni fa, che nella sua tesi usò per fare il dilemma del prigioniero. Il dilemma del prigioniero è un notissimo gioco, probabilmente lo conoscete già, che piace in tutti i campi, political science, sociologia, economia. Lo fece sia agent based classico sia facendo agire i robottini. E qui, se vi volete divertire, c'è un filmino che mostra i suoi robottini che stanno agendo nello spazio. Vedete. Il vantaggio di averlo disegnato, scusate, di averlo costruito fisicamente, fu che ci accorgemmo di una grave incongruenza nel software di base. Ma solo perché l'abbiamo vista lì,
incongruente. E quindi questo è, un, secondo me, un contributo. Cioè il fatto di vedere aiuta moltissimo a capire. I miei amici, tanti anni fa, del allora si chiamava Istituto di Psicologia del CNR, adesso si chiama Istituto di Scienze e Tecniche della Cognizione, usavano proprio i piccoli robot per fare degli esperimenti. E allora gli chiesi qual era il valore aggiunto di avere i piccoli robot, e un po' scherzando mi disse: è tanto divertente. Sì, certo. E poi permette di capire meglio. Allora, è tanto divertente? Certo. E poi permette di capire meglio. E mentre sono in fase di link vari, un amico mi ha parlato di questo sistema operativo, non è che vi dico di provare ad usarlo per la tesina, è solo una notizia curiosa. Plan 9 è l'ultimo derivato del gruppo che costruiva Unix ed è tuttora in sviluppo, è un sistema operativo assai complicato. Cambia, stravolge completamente il concetto di file system, potrebbe avere grande utilità potendo connettere macchine diverse come se fossero un'unica macchina, davvero un'unica macchina tramite la rete. Se ci si vuole giocare, si può, ci sono già dei pacchetti per macchine virtuali già preconfezionati, si possono mettere nella propria macchina virtuale e usarli. Io in questo momento sto usando abbastanza VirtualBox perché è open source e mi serve perché una cosa che vi mostrerò molto importante, cioè pilotare NetLogo da Python, si usa molto bene soltanto in Linux, e quindi ho fatto una macchina virtuale Linux che gira qui dentro. Fine della divagazione, ma sono notizie che magari possono servirvi. Diamo un'occhiata a Slap, due dimensioni, tre dimensioni, lo facciamo rapidamente, poi fermiamo per far avviare per salvare il file della registrazione. Lo faccio funzionare in due modi. In un modo da terminale e in un modo da Jupyter. Ah no, qui è facile. Ingrandirlo qui è facile, basta fare così. Io vado alla cartella dove ho lo sviluppo di Slap, che è la mia copia locale di GitHub. Quando noi abbiamo i lavori su GitHub abbiamo una copia locale e abbiamo una copia online. E da qui Python 3, perché io ho anche Python 2, Python 3 lancio run, che mi chiede quale progetto voglio avviare. Vedete, questo è un build recente del 12 di febbraio e io gli dico di avviare Basic 3, esiste anche Basic 2. Poi guardiamo come è fatto. Basic 3 3D, scusate, 3D, non Basic 3, Basic 3D. Ecco, così va meglio. Come sempre mi chiede un numero casuale da cui partire, quanti agenti insipidi, 3, il mondo, qui le dimensioni sono state prefissate, 5 cicli, quanto deve durare il display di un frame, cioè di una immagine, supponiamo 30 centesimi di secondo, 3 decimi, e qui vedete la visualizzazione in 3D. Come è stata gestita? È stata gestita in un modo molto semplice dal punto di vista dell'utilizzatore. Guardate la cartella di Basic 3D. Il punto chiave, se ricordate quello che abbiamo visto la scorsa settimana,
e il contenuto di Observer Actions. Se io guardo dentro a Observer Actions, vedo che dice Model Step, modello, fai un passo. Observer, fai il display 3D. Chiedi a tutti di fare qualcosa, manda avanti l'orologio, di al modello di agire, fai display 3D e così via. Quindi display 3D è un passo parallelo, non interferisce con la simulazione. E come opera? Possiede la lista degli agenti e li interroga, dicendogli dove sei e, sapendo dov'è, disegna il pallino dove deve. Adesso, per fare un passo dimostrativo, costruirò un modello di Schelling tridimensionale con slap, e quindi la segregazione dovrebbe formare delle nuvole e non delle isole. Vediamo come viene fuori il disegnino. Lo stesso in due dimensioni, e mentre l'avete visto funzionare in Python, quindi non in IPython, ora lo vediamo in IPython. Io ogni tanto dico IPython, ogni tanto dico Jupyter. In realtà è IPython, Interactive Python, che potrebbe anche funzionare da qui, da terminale. Questo è IPython. 1 più 1 risponde notoriamente 2. Non è comodo da qui, non vale la pena. Cioè, la comodità è averlo nel browser. Però è nato per fare questo. Scusate, per quelli in fondo, alzo così vedono bene. Vedete, quelle sono le risposte di IPython. Poi IPython viene collegato ad un browser tramite Jupyter. Ma Jupyter può far funzionare IPython, R, Julia, ogni tanto aggiungono un altro motore, perché è, loro dicono, software agnostic, cioè non gli importa quale software deve far girare. E qui esco normalmente con exit. Vedete che si è chiuso bene. Invece io ho il mio comandino già bello pronto per fare Jupyter Notebook, e siamo nella cartella in cui eravamo, e questo non va assolutamente bene, ho sbagliato. Devo lanciarlo dalla cartella principale di Slack. Da qua. E faccio partire la shell. La lancio. Non so perché non funziona. Si è bloccato tutto, vedete? In questi casi, kernel restart. Ok. Project name, basic. Questa volta facciamo 2D, come prima un innesco casuale, 4 agenti blend, quanti cicli? 10, quanto tempo? Mezzo secondo per ogni frame, eccolo qua, è inline e quindi sta disegnando direttamente dentro al mio browser, e questo funziona benissimo anche in modo remoto, anche quello 3D, in MyBinder, non mi ricordavo come si chiamava. Fine della pubblicità, mi raccomando, comprate Slap, il prezzo è elevatissimo, cioè regalato. Ok? Qui per uscire proprio bene, perché se io salvo mi resta nel file di lancio questa casella vuota che è stata generata da un pasticcio iniziale che ho fatto io o l'ha fatto il sistema. Allora, meglio cancellare questa casella
salvare, così è tutto pulito. Poi file, close and alt, aspettare un attimo, si è chiuso tutto, quit, e usciamo bene. Vedete che siamo tornati al prompt del sistema, ha buttato giù tutto, altrimenti lo buttiamo giù brutalmente, ma non è mai la cosa più felice che si può fare. Un attimo di pausa per salvare il file.